seghiamo le ginocchia. Ok, questo esercizio potrebbe anche essere fatto senza l'elastico volendo, ok, perché questo può essere fatto corpo libero, però con l'elastico ancora meglio. Andiamo al capestare sotto ginocchio sinistro l'elastico, così è bloccato, e comincio a sollevare le gambe a un angolo retto. Ok, su, spingo, spingo ancora, come se stessi provando di tenere, diciamo, lascia le impronte del tuo piede sul cielo, sul soffitto, sopra di te, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, continui, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, adesso incrociamo sopra in diagonale, ok? Incrocio sopra l'altra gamba e vado in diagonale per sollevare, ok? 4, 3, tiro con l'elastico, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, non usare la schiena, ultima, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e cambiamo la gamba, calpesto, ok, calpesto, sollevo l'altra gamba, 3, 8, su, tira, tira, ancora 2, 8, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, adesso in diagonale, giù e su, 2, 3, 4, 5, 6, ah, schiaccia il gluteo quando sali, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 8, 7, 6, 5, bravissimi, 4, e 3, e 2, e relax, eccellente, un altro esercizio fatto con il nostro bootcamp, e adesso passiamo al prossimo esercizio insieme. Nuovo esercizio, andiamo a rifare un V-back, vuol dire che chiudo le punte adesso, proprio così, punto chiuso, divarico ancora di più i miei taloni e comincio a fare un V a rovescio, che allungo. Adesso qui, quando sto allungando, tocco il tallone giù, ok? Ricordate che senza l'elastico questo esercizio vale a nulla, ok? Così, se state facendo il mio bootcamp, prendete l'elastico, se avete bisogno dell'elastico potete andare sul mio sito postsport.com, altrimenti lo potete trovare in quasi qualsiasi negozio di sportivo nei grandi centri commerciali, ok? Io sto usando uno di media pesante intensità, 0,5, ok? Così, la giusta resistenza per le gambe. Continuo a toccare e quando arrivo al tallone schiaccio il gluteo. Schiaccia, schiaccia, contrago, contrago, continui. Come sta andando questo allenamento? Poi l'altra cosa, ho dimenticato di dirvi, scattatevi le foto prima e dopo, prima e dopo. Aiutano sempre a vedere i veri risultati, ok? Ricordate, non so come farmi le foto del mio lato B, c'è lo specchio, ok? Potete anche mettere il timer sul vostro smartphone e lo giri e scattati le foto, ma è importante così vedete i vostri risultati. Quando vedi i risultati venite proprio spronati a lavorare ancora di più per avere ancora più risultati. Continuiamo, continuiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultima, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and stop. Liberatevi un attimo e passiamo al prossimo esercizio di booty camp insieme. Uno fondo è sempre eccellente per il lato B, allora portiamo la gamba destra in avanti, ok, scendiamo a piombo, ok, proprio giù, 2, 3 e 4. Adesso quando scendo giù sto calcolando, cioè concentrando sul tallone sotto di me, ok? Anche di poco a poco anche, ok? Appoggio tutto il peso sulle gambe anteriore, ok? Non quella posteriore, concentri tutto il lavoro davanti. Continuiamo, facciamo 8, 7, 6, 5, 4, occhio, 3, 2,
cambio, ok? Concentrando sul tallone, ok? Ginocchio sotto il tallone, leggermente ancheggiata, vedi, leggermente ancheggiata, ok? E spingi verso basso, non verso alto, sto spingendo giù, 2, 3, 4, 5, 6, pronti, cambio, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, 8, 7, 6, 5, spingo giù, 2, 3, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ricordi, sempre verso basso, e vai, tallone, 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 spingo giù, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and stop. Affondi, fanno sempre molto bene i nostri glutei e passiamo sul nostro prossimo esercizio. Altro esercizio di booty camp, di nuovo leghiamo le nostre caviglie belle, strette, non troppo strette, devi avere abbastanza elasticità, fate un bel fiocco e cominciamo a fare il passo del granchio, ok? Ricordate che il punto delle piedi deve rimanere frontali, ok? Adesso qui potresti sentire un po' sulle ginocchia, allora è importante di non divaricare le punte, tutto rimane, diciamo, frontale e parallelo, ok? Vai, vai, ancora, vai, vai, proprio laterale, questo ci aiuta l'esterno cosce, gran gluteo, continui e spingo, vai, continui, oh yeah. Vai, laterale, vai, laterale. Questi le senti tantissimo, mi piace tantissimo così, proprio per modellare esterna coscia, il nostro booty camp è un bel allenamento insieme, mi raccomando, tutti i giorni fate questi allenamenti dedicato al, che cosa? Lato B, ecco perché si chiama booty camp, sì. Continui, andiamo, continui, continui. Andiamo, la facciamo altro 8. Altre 7, 6, 5, 4, 3, 2 e stop. L'hai sentito, no? Bellissimo allenamento, ti aspetto al prossimo esercizio del nostro booty camp. Allora andiamo a fare uno dei miei esercizi assolutamente preferito per il nostro glutei, alzate laterali. Ok, andiamo. Allora, giri la punta verso basso, ok? Punto verso basso e tallone verso alto, ok? Tiriamo. Continui, vai, vai. E sentirai subito che si attiva tutto, ok? Ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambia la gamba, ok? Porta le gambe dall'altra parte, giri l'altra se state usando il vostro divano, giri la punta in verso basso, continuiamo. 1, 2, 3, ok, provi di ricordare che la gamba è a un angolo retto, ok? Non tiri le gambe in diagonale indietro, quello sarebbe rubare, ok? Se guardi lateralmente vedi, diciamo, il collo del piede, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 2, 8, continui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ultima 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Oh.
Eccellente. Batti un attimo sui glutei e passiamo sul prossimo esercizio di butica.